Sono sei gli artigiani aquilani che dovranno lasciare le loro casette di legno collocate a Piazza Duomo nel 2012 dalla Giunta Cialente e dalla CNA per cercare di dare respiro a un gruppo di artigiani rimasti senza lavoro dopo la forte crisi occupazionale post-terremoto che aveva distrutto anche i loro laboratori. Ora arriva il Giro d'Italia e qui a Piazza Duomo e alla Villa Comunale dove ci sono altre casette di legno di commercianti ambulanti dovrà essere collocato il villaggio della stampa che seguirà la carotazione. Mana che farà tappa all'Aquila venerdì 17 maggio. Dovrebbe arrivare a breve ai commercianti un provvedimento delle opere pubbliche del comune per togliere i manufatti e permettere la realizzazione dei villaggi Rosa del Giro. Non ci sarà spazio dunque per gli artigiani che dicono no alla loro diaspora, non vogliono lasciare piazza Duomo dove con tanta fatica portano avanti il loro lavoro in piccoli laboratori di bigiotteria, di cucito, di souvenir. Artigiani disoccupati che riescono a guadagnare alla fine della settimana a malapena un pugno di euro. Ce lo spiega Marzia qui dal 2017. Lei ha perso il suo lavoro come cuoca in diversi ristoranti cittadini e ora si è reinventata artigiana. Ma noi chiediamo semplicemente di essere comunque ricollocati perché comunque io non lavoro, è l'unico lavoro che ho e come me quasi tutti. Quindi questa è una passione grande che ci ha portato comunque ad andare avanti. Ormai siamo un punto di riferimento, accogliamo i turisti, ci fanno mille domande, ci chiedono dove sono i monumenti e non c'è nessuno che può rispondere se non rispondiamo noi da qua. Noi facciamo anche da operatori turistici, ecco, diciamola tutta. Poi qua abbiamo delle eccellenze, quindi ci sono delle eccellenze veramente di magramè, di, di lavori fatti proprio abruzzesi, cioè chiaramente la presuntuosa, tante cose belle, il grosone. Se ci lasciano qua almeno un altro po' noi siamo contenti, anche perché se le togliamo non le rimontiamo. Ormai sono troppi anni che stanno qua, diciamo si sono, sono un po' rovinate, abbiamo difficoltà anche a chiudere le porte.